qui al Banco delle Opere di Carità procede tutta l'attività che riguarda gli aiuti alimentari in coordinamento con il Comune di Bitonto. Quindi, oltre alle attività che facciamo generalmente su tutta la provincia di Bari, la BAT, abbiamo aggiunto un po' questo impegno specifico con il comune di Bitonto e con tutta la comunità che si è impegnata notevolmente per portare gli aiuti, insomma, alle famiglie che in questo momento sono in una condizione di bisogno. Ti farò vedere qual è la situazione qui e cercherò di raccontartela e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Presso il banco proseguono tutte le attività che coinvolgono parrocchi, associazioni, centri Caritas. Come vedete adesso proseguono i carichi. Questa è la parrocchia di Santa Caterina, per esempio, che procede con la distribuzione a tutte le famiglie che segue. Mentre dall'altra parte del magazzino stocchiamo tutte le donazioni. I volontari qui catalogano i prodotti che arrivano. E tutti questi prodotti giornalmente vengono inseriti in buste che la rete ROD, la rete Caritas, la rete che coinvolge anche ANSPI, Croce Rossa, Unitalsi, ogni giornata consegna a 40-50 famiglie. Ad oggi sono state consegnate già 80 buste, quindi con la giornata di oggi sono buste abbastanza consistenti. Queste sono tutte le buste che partiranno oggi pomeriggio. A questi prodotti che sono secchi si unisce anche il fresco che giornalmente viene donato da macellerie, caseifici, piuttosto che da aziende che producono surgelati, e in giornata tutto viene consegnato in modo che ne venga garantita la freschezza. Come vedete, in questo momento procedono tutte le operazioni e ogni giorno quindi riusciamo a confezionare 40-50 pacchi.